l'utilizzo nell'11 oppure troviamo già magari in panchina? Queste cose non... Pre-tattica. Non è pre-tattica, però se posso solo non dirle preferisco. Poi non è che è una mancanza di rispetto nei vostri confronti, eh. Che credo che l'interesse comune di tutti noi sia quello di far vincere la Ternana, quindi magari queste cose se riusciamo a... Perfetto. Poi dopo... E però ecco, non la conosciamo bene, quindi... No, di solito se posso non dico queste, né formazione né moto. Però è convocato e fa parte del gruppo COP. Sì. Allora parliamo del lavoro della settimana, perché non possiamo parlare di moto, di formazione, rimane poco da... No, tantissimo. Allora, è stata una settimana positiva, mi è piaciuto come i ragazzi si sono messi a disposizione, l'intensità che hanno messo nel lavoro e l'atteggiamento che hanno avuto tutti quanti. Poi è logico che la prova del 9 è sempre la partita, è quella che conta. La prova del 9 non possiamo dirla prima come andrà, perché ma è sempre così, bisogna sempre aspettarla. La affrontiamo con, secondo me, un bel atteggiamento, con la consapevolezza di far bene e con la voglia in ogni caso di andare anche oltre le difficoltà, perché lavoriamo solo da una settimana assieme, quindi logico che tante cose vanno approfondite e migliorate, però deve esserci la voglia di andare oltre le difficoltà e in ogni caso di spingere per fare il massimo. Poi dopo le cose vanno messe, piano piano le mettiamo a posto. Sul piano fisico come l'ha trovata la squadra? Dicevo, a me non piace dire bene, male, anche perché a seconda di cambi, come cambia il modulo, le corse sono diverse, le letture sono diverse, quindi hanno lavorato bene, poi domani anche lì vedremo come sono, come stanno i ragazzi e come la gamba, se è quella giusta per come stiamo giocando adesso. Nel discorso il professor Matarangolo diceva che le nostre metodologie di lavoro sono diverse rispetto a quelle di chi ci ha preceduto, sì. Però le applicheremo in maniera graduale, quindi diciamo non c'è il pericolo che, come dire, questo mutamento di metodologia possa nell'immediato, dico, magari creare qualche problema, salvo poi portare eventuali benefici nel medio periodo. Non esiste questo pericolo. Anche qua non è ogni anno, ogni situazione ha una storia a sé. Allora, noi sappiamo che, ma non noi, ogni allenatore quando subentra a un collega ha le sue idee, la sua proposta di lavoro. Nelle osservazioni che uno deve fare c'è anche di capire di non intasare i ragazzi, però è anche vero che l'obiettivo è la domenica, che è importantissimo, però iniziare anche a mettere una base di lavoro, anche dal punto di vista tattico. Io dal punto di vista un po' di tutto quanto li ho bombardati, però mi sta già bene se fanno solo una piccola parte, ma dobbiamo guadagnare tempo. Poi dopo, come sempre, queste considerazioni, a me non piace parlare tanto, perché uno dice una cosa, poi in partita succede un'altra, nel bene o nel male, quindi è meglio arrivare con la consapevolezza di aver fatto bene in settimana, però che il bene in settimana non basta se poi non vinci, che devi fare qualcosa in più sempre per ottenere risultati. Quanti dubbi ha la riformazione? Parecchi? No, pochi, molto pochi. Senta, a prescindere dal modulo che lei sceglierà per domani, e che a questo punto scopriremo al fischio d'inizio, perché neanche dal riscaldamento pre-gara uno vede gli uomini che si riscaldano, ma poi... Però qualcosa in settimana l'avete annusato. Mas. Poca roba. Noi eravamo abituati anche alle descrizioni dettagliate degli allenamenti, questa volta praticamente brancoliamo nel buio. Ma è bello, non è che fa riscaldare 14 minuti i giocatori, no? Come Zema. No. Guarda, al di là della scelta che ci sarà domani, qualunque essa sia, sì, potrebbe essere interlocutoria rispetto al medio periodo, oppure il modulo di domani, al di là degli uomini, è quello che lei ha in mente al momento? Allora, il modulo di domani è quello che credo che credo oggi che sia quello più adatto alle nostre caratteristiche, sì. Però si riserva di cambiare, se è logico che non è che mi faccio del male da solo, se vedo che le cose non vanno cambio, non è che logico che ci sono delle il tempo è breve, quindi nella mia analisi devo cercare di essere più accurato e più veloce soprattutto possibile. Però se cambia che tra un po' vediamo che c'è qualcosa da modificare, si modifica. Quindi in itinere si riserva anche di
ricalibrare alcune scelte in base alle risultanze degli allenamenti e delle partite. Soprattutto delle partite. Quindi in teoria rispetto alle prime partite precedenti la sua gestione non dovremmo vedere grandi stravolgimenti, insomma, praticamente. Avete cambiato 4-5 moduli, quindi c'è un po' di tutto. È difficile che ne trovo un altro ancora. Cioè, sono finiti tra un po'. Ma a parte il modulo, l'atteggiamento, quale sarà? L'atteggiamento, anche là, fa parte di vedere la partita. Abbiamo provato 2-3 tipi di atteggiamenti, poi in base a come rispondiamo all'avversario si vede quale può essere più efficace. Come idea credo che questa nel tempo possa essere una squadra propositiva, bisogna vedere domani se riusciamo già a esso. Quindi in queste ultime partite in qualcosa è mancato anche e è stato determinante il risultato proprio questo, cioè la non capacità o non bravura di leggere le situazioni, le partite in un determinato momento. Quindi avete lavorato su questo aspetto? No, io non mi permetterò mai di giudicare il lavoro fatto da chi è stato prima di me. Perché so che è bravo. Non mi riferisco al tecnico quanto mi riferisco a quello che ha fatto poi la squadra in campo. Insomma, allora, ogni situazione è una poi storia. È una storia a sé, dove tante componenti variano di continuazione e dove non è facile dare giudizi, non è facile anche tante volte dare risposte. Per esempio, noi adesso siamo alla vigilia di una gara e nella mia testa sembra semplice, però domani è quello che conta e penso che sia capitata la stessa cosa ai miei colleghi. Tu magari prepari, fai anche un ritiro in una certa maniera e poi dopo non trovi risposte e provi a metterle in discussione. Ecco, l'idea è di scambiare, di vivere, di fare virtù anche di quelle che sono state esperienze del mio predecessore, cioè delle letture delle gare che ha fatto, di come sono state le risposte. Possibilmente trarre un vantaggio da queste letture e provare a farne qualcuna che sia migliore. Una domanda scusa. Vai. Una domanda in diretta, per capire un attimino anche per cercare un po' di indagare, no? Solitamente quando c'è il cambio di allenatore, molti giocatori possono anche risentirne dal punto di vista del morale, nel senso, zero una situazione e ripartono. Qualche giocatore nella Ternana, qualche giocatore perché poi non ti metti si individuo, quindi faccio un discorso generale. Negli ultimi periodi aveva dimostrato di essere un po' moralmente giù. Questa settimana li ho visti tutti di morale abbastanza elevato, superato questo problema, oppure in qualcuno persiste ancora? Ma la settimana è stata interpretata da tutti bene, però capiterà tra 3-4 settimane dove magari le mie scelte diventano un pochino più stabili, che qualche male umore, c'è un gruppo di 26-27, logico che poi dopo a fine si formano delle gerarchie, ma io ho sempre detto a loro, la lettura che devono fare è una lettura non di uno che è passivo a questo, ma che anzi cerca di cambiare il proprio futuro. Ci saranno dei titolari che devono essere bravi a mantenersi quella maglia e ci saranno dei ragazzi che non inizieranno la partita che devono essere bravi a farmi cambiare idea giorno dopo giorno, entrando chi entra o nell'allenamento. Poi il nostro lavoro è altamente competitivo, è uno sport di squadra, ma dove dentro la squadra c'è una concorrenza impressionante, quindi la concorrenza richiede le doti, ma richiede anche dentro una personalità che ti fa reagire alle difficoltà e che ti fa sempre al servizio della squadra rispondere, cioè, in modo da far cambiare il tuo destino. Mister, alla lettura dei 20 convocati, sono 20 quindi che è convocato o gioca o va in panchina, non ci sono giocatori convocati che possano andare in tribuna, sono 20 contati. Saltano agli occhi due cose, intanto non c'è Palumbo. Sì. Monteleone lo porto, non c'erano neanche nelle settimane scorse e poi c'è il ritorno di due giocatori che ad esempio a Salerno erano convocati ma che il mister Avincola ha lasciato in tribuna, Janse per motivi insondabili e Grossi perché considerato di ritardo di condizione. Ecco, quali sono le situazioni di questi due giocatori? Ma è un po' il discorso che ho fatto adesso. Non devono sentirsi esclusi
devono lottare per cambiare il proprio stato, chi è chi tipo non è convocato. Poi io, a me non piace neanche il discorso se è in ritardo di condizione, perché magari le condizioni non c'hai mai, o perché magari sei quello in questo momento. Nel senso, io ti cerco di fare le scelte per come ho visto la settimana e per come ho visto la settimana, poi dopo decido in una certa maniera. Tu durante la settimana devi farmi cambiare opinione, però non è, né, non è una preclusione, non, cioè non ci sono bocciati in maniera più assoluta, ci sono scelte. Venti, a me la tribuna piace relativamente, perché portarne due in tribuna cambia poco, certo. Non è che ti faccio dormire con la squadra, cioè, qui sono tutti bravi ragazzi, devi portarne 26 sempre allora per fare questo tipo di ragionamento. E non sarebbe neanche tutto sbagliato come concetto, però finché a volte non si decide a fare le macchine lunghe e mi toglie anche la stagione di cavolo, no? No, vabbè, però alla fine queste sono le situazioni. Mister, un giocatore non fa mai una squadra, a meno che non sia Messi, Maradona. Qui si parla spesso di Avenatti, un po' sempre il tema, sempre d'attualità questo tema, no? Lei lo vede da pochi giorni, se ne è parlato già la sua prima conferenza stampa, ma adesso l'ha visto con una certa continuità ovviamente in campo. Come sta mentalmente? Poi le chiedo pure se lo vede anche in un ruolo un po' diverso da come è abituato a giocare finora. Difensore centrale, di destra le chiedo. Allora, la settimana è stata anche da parte sua perfetta, come atteggiamento, come voglia di mettersi a disposizione, come intensità. Poi, lui deve essere contento che si parli così, perché si parla così di quegli orari, si parla così di quegli scarsi. Quindi non è una cosa da poco. Cioè, di senza far nomi, ma non qua, anche altri posti, non ti considera nessuno. Quindi vuol dire che già partiamo da un punto, ti viene riconosciuto il valore. Il valore di un ragazzo che ha 23 anni, giusto? 22, del 93. 22 anni, e quindi insomma c'è da lavorare. Da lavorare lui per migliorare, per dimostrare e fare il tuo valore. Compito mio, ma non solo con lui, con tutti quanti, è di cercare con la mia proposta di lavoro di farlo migliorare nelle scelte e nella collaborazione tra reparto e tra squadra. Compito suo è sapere che il suo destino se lo decide lui. Adesso, tutti quanti, l'obiettivo di un giocatore deve essere quello di non essere A, faccio un esempio. Penso, da bambino tu dovresti, se fai il calciatore sogno non è nel B, cioè va benissimo la serie B, però quando sei in B dovresti... Allora, lì devi lavorare per arrivarci in Serie A. Cioè, ci sono tanti esempi di giocatori che se la sono meritata sul campo, che hanno fatto dei percorsi importanti, che poi ognuno ha il suo velocità di crescita. C'è chi a 20 anni è pronto, io ho avuto Viviani 2 anni e si è evoluta la Serie A, perché il primo anno non era già un ottimo giocatore, però non era come è diventato l'anno dopo. È stato lui che è diventato l'anno dopo, e infatti mo gioca titolare quasi sempre col Verona. Quindi faccio un esempio tanto per dire come un ragazzo che anche lui si aspettava prima la Serie A, perché dopo il nostro primo anno in playoff voleva, sicuramente lui si aspettava che la Roma lo richiamasse, e invece giustamente ti pesano, ti dicono ok, sei pronto, non sei pronto, e torni a giocare in B, e quest'anno invece si è beccato la sua opportunità. Perché mi faccio questo discorso? Perché di tutto quanto, secondo me lui deve essere bravo a lavorare su se stesso e sapere che ha ancora un potenziale enorme inespresso, e lo può tirar fuori con l'atteggiamento che ha avuto questa settimana. Adesso non giudico il primo perché non voglio, e con la però grande determinazione per andarsi a prendere le cose che vuole. Ma a suo avviso Avenatti, in un eventuale modulo, non parlo di domani, in generale, con una punta e uno tra le linee, no? Che non è detto che sia il classico trequartista, può, lei ce lo vede, oppure lo vede soltanto, diciamo, in una squadra con due punte o in un tridente? Ma no, è attaccante, non è difensore.
e in base alle letture, secondo me, e alle caratteristiche si possono usare in maniera diversa. Tu puoi usarlo sia con due punti in verticale che in orizzontale, o con tre punte, o con tre punte. Logico che in base a... Quindi anche con le due punte in verticale, però. Ma anche le due punte in verticale può essere un momento della gara che sei così e un altro momento che sei in orizzontale, cioè è tutto relativo. Ci sono giocatori che magari hanno più nella gamba l'attacco a profondità, penso a Fabio, e più magari giocatori che possono essere bravi quando vedono la porta e quindi sfruttare il lavoro della punta che gli allunga gli avversari e utilizzare quel campo che viene a disposizione. Però anche qua sono queste cose dove secondo me a maggior ragione bisogna aspettare le partite per vedere se funzionano o no, o se ci sono i presupposti per continuare su quel tipo di strada. Noi abbiamo provato due o tre alternative e vediamo poi qual è quella giusta. Senti, io torno su Palumbo, è giù di gamba, è giù di morale, o lei ha oppure l'abbondanza di alternative in mediana l'ha indotta, no l'ha indotta, l'ha obbligata a fare delle scelte perché i numeri sono 20. Quindi. Sì, allora Palumbo è un giocatore importante, giovane che deve migliorare un sacco, non è che lo tiro fuori perché deve migliorare, perché tutti devono migliorare, però lui ancora secondo me qualcosa in più. Poi in un reparto dove secondo me c'è tanta abbondanza e quindi bisogna anche poi, quando fai la formazione, cercare quali sono le alternative che ti possono servire durante la gara. Condizioni di Grossi? Lavorato bene, siccome si è messo anche lui a disposizione e poi valuteremo. Ah, per la stessa missione, una settimana, 10 giorni fa diceva che qualche problemino ancora stentava, nel senso era stato parecchio fermo eccetera, quindi lui è quello che si conosceva secondo me meglio di tutti quanti, quindi sa lui quello che può dare ancora, se di più, sicuramente di più, ma penso che questo sia un discorso generale. Vista la classifica dice chiaramente che quello di domani è uno scontro diretto, che Novara si aspetta e Novara è perso in casa, quindi ha avuto due squadre che saranno lì con grinta, anche con attenzione, credo. Certo. Novara ha raccolto, forse anche come alternata, meno di quello che meritava durante queste partite, con dei giocatori, anche il Novara, importanti. Tutte e due le squadre fino adesso non sono riuscite a esprimersi, però a dire di tutto quanto non conta, almeno per me, ma non solo per me, per tutti noi, quello che è stato, conta come reagiamo a questo e come riusciamo a fare in modo di venirne fuori. Poi a Novara ci arrangeranno loro, noi dobbiamo essere bravi a pensare a noi, sapere che è uno scontro diretto, sapere che se fai un certo tipo di risultato muovi bene la classifica e da là poi cercare di fare le cose giuste in campo. La classifica qua è ancora embrionale, visto le poche giornate. Sì. Però in questo momento una vittoria sarebbe per noi forse la migliore medicina, no? Al di là del grande lavoro che sta facendo lei in questi giorni, con questo sarà. Il lavoro grande si porta risultati, se no facciamo chiacchiere e basta. Dobbiamo muovere la classifica. A me non piace il concetto devi vincere per forza, ma non perché non vogliamo vincere per forza, ma perché la partita l'ho fatta. E gli obiettivi che dobbiamo avere oltre che il risultato è fare il massimo e di più del massimo per il risultato e anche trovare un equilibrio, una sostanza, una giusta coesione tra i reparti, e questi ci possono dare una mano poi nel tempo a tenere i risultati. Aspetta, la riflessione che facevamo lunedì in trasmissione, Adelano ha preso, adesso vado a mente, forse non me lo ricordo nemmeno, 2 gol nei primi 2 minuti del secondo tempo, 4 gol nei primi 7 minuti del secondo tempo. Questa è una... Come se entrassi in campo un po'... Ecco, questa è da tenere presente, penso, no? Come no, un motivo di riflessione. Ma grazie, per una che hai visto. È ancora presto per dire se è un problema proprio oggettivo o se è un caso, è da vedere le prossime partite, però logico che anche là dobbiamo prendere in considerazione. Di contro il Novara invece negli tutti ultimi i gol negli ultimi 15 minuti, il gol al passivo, diciamo. No, la Ternana non solo i gol che ha subito, che ricordava il collega, ma col Cagliari c'è stato un intervento risolutivo di Sala su Melchiorri,
proprio sulla linea, al primo minuto di gioco. Quindi gol subiti più questa gigantesca palla gol del Cagliari, e parliamo proprio dei primi 2-3-4 minuti dopo l'intervallo. Domani me lo devo segnare, quando rientriamo negli spogliatoi, cioè, se io ricordo. Senta, nei tre convocati ci sono tre difensori centrali, Gonzalez, Masi e Valiant, diciamo. Sì. Quattro laterali, Zanon, Vitale, Janz e Diandara. Mi guardate tutti i partiti, devo stare attento adesso, guardate tutti i particolari. Zanon, Vitale, Janz e Diandara. È una scelta legata alla condizione di chi c'è e di chi magari resta fuori dai convocati, oppure è una valutazione di ordine tattico, legata a scelte tattiche? No. È vero che gli andavo a fare entrambe le fasce, quindi... E secondo me anche più ruoli. Quindi e anche più ruoli. Sì. Quindi è una lettura di chi penso che nel corso della partita potrebbe essermi utile. Senta, invece non ha mai trovato spazio. Tre panchine e due tribune. Come l'ha visto in questi giorni? Ma è un ragazzo che anche là si è messo a disposizione. Ha lavorato bene. Fa parte di quel gruppo di giocatori che un po' mi serve ancora per ancora dare un giudizio sull'affidabilità. In che senso? Non che non è abile, però insomma devo ancora un pochino verificare. Sì. Stava in settimana avete ricevuto anche perché non lo conoscevo, molto poco lo conoscevo. La visita di Simone Longarini, che ha parlato in termini insomma abbastanza concreti su di lei, è rimasto impressionato dalla sua voglia di lavorare, insomma. E secondo l'amministratore unico della Ternana, questa rosa è più che forte, diciamo sopra la media. Lei ovviamente non può dare un giudizio definitivo perché il suo staff lavora da 6 giorni. Che tipo di giudizio dà però sulla qualità della rosa in questo momento, insomma, dopo una settimana di lavoro? Ma io penso che la mia scelta di venire qua sia già la risposta più concreta, perché potevo stare ancora. È la prima che salta in B panchina, giusto? Sì, sì, è la prima. Avevo il contratto, quindi potevo anche. Potevo aspettare. Sì. Quindi nel momento in cui ho fatto la scelta, c'è una. La condivisione su questa opinione, cioè il fatto che sia una buona rosa. Le buone rose poi devono dimostrare di essere squadra e dobbiamo farlo noi con il nostro lavoro. Se ne ha avuto dall'incontro con Simone Longarini? No, un'ottima impressione, è una persona molto concreta, con le idee chiare, sia su come stanno le cose in questo momento e sia dove vuole arrivare lui. Insomma, mi ha fatto piacere della visita, siamo qua per lavorare, per sperare che le nostre azioni portino ancora di più a un avvicinamento a quello che sono gli obiettivi. Quindi lei si augura che sia reperibile telefonicamente? Io di solito i presidenti non fate di cose, perché sono sempre non nel confronto della società, nei confronti di ognuno è se stesso e ognuno deve. Se parliamo della squadra, non di altro. Ottimo dribbling. Senta, certo. Nel Novara mi dicono da Novara che si giocano i tre posti in mezzo al campo. Signori, Viola, Pesce e Casalini, e non dovrebbe giocare Buzzecoli. Se così fosse sarebbero tutti mancini. Questo può avere un significato in partita, è una chiave di lettura oppure è influente? No, anche questa è una chiave di lettura, ma... Io non credo che non giochi neanche Buzzecoli, perché veramente tutti i mancini mi sembra strano. Però da Novara mi dicono questo, io le riferisco quello che non gioca perché ha problemi o... No, per scelta tecnica. Per scelta tecnica. No, l'unico che non è convocato è Faragò. Sì. Non lo so, a noi interessano gli avversari, però poi dopo interessa a noi stessi, poi non è che se è in centrocampo su sinistra o destri cambia tantissimo le letture, può cambiare su certi aspetti, però alla fine insomma non so se sarà, spero che non sia determinante, o se lo è, che lo sia per noi. Ok, grazie.